Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non essere ambientato in una stazione spaziale abbandonata. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima di rumor, reveal, reminder, riassuntoni e tante altre parole che iniziano con la R. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a indossare le stesse scarpe di Jeff Keighley e a mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. I link li trovate tutti in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Nintendo ha fatto partire una nuova campagna di sconti e c'è qualcosa di interessante da tenere d'occhio. Il consiglio è sempre quello di andare su Deku Deals e sfruttare il suo database per fare tutto quello che l'eShop non è in grado di offrire. Il portale è utilissimo per organizzare la propria wishlist, tenere traccia degli sconti e avere anche un'idea di quanto siano convenienti i prezzi del momento. Datemi retta, una volta provato non tornerete più indietro. Io sto ancora studiando per bene la lista e aspetto un po' per darvi le mie segnalazioni. Ovviamente nel weekend dedicherò qualche shorts ai consigli, ma fate anche un salto sul gruppo delle offerte poracce Telegram perché potrei indicare qualche nome meritevole anche lì. Va bene la Summer Game Fest, ma ora che l'hype per la presentazione di Keighley è passato, recuperatevi anche lo showcase di Devolver Digital. Come al solito si è trattato di una trasmissione completamente fuori di testa che però ha messo in evidenza dei titoli niente male, ma sul serio. Manca pochissimo ormai a Cult of Lamb in uscita il prossimo 11 agosto, mentre Hungerfoot è uno dei concept più belli che abbia visto negli ultimi anni. Secondo me si merita già da adesso un posto d'onore in solo risposte sbagliate. Non trovate? Card Shark ha ricevuto valutazioni molto positive dalla critica, mentre Skate Story è sicuramente interessante, ma vogliamo parlare di Plucky Squire? Questa avventura unirà due gameplay estremamente differenti tra di loro tramite un espediente veramente unico che mi ha ricordato alcuni dei tocchi di classe più geniali visti in Psychonauts. Sono curiosissimo di scoprire qualcosa in più su questa adventure, ma trovo veramente degno di nota il fatto che sia una produzione messa in piedi da uno studio appena fondato da James Turner, che in passato ha ricoperto il ruolo di art director per Pokémon Spada e Scudo. Questa è la dimostrazione che i giochi non si fanno col budget, ma con la voglia di sperimentare e di scardinare le convenzioni. Vero Game Freak? Microsoft intanto ha lanciato una bomba atomica annunciando l'integrazione del Game Pass all'interno dell'ecosistema dei televisori Samsung. Questo significa che a partire dagli ultimi modelli di televisori sarà possibile accedere al catalogo in streaming del Game Pass semplicemente aprendo l'app dedicata e connettendo al dispositivo un controller Bluetooth di qualsiasi tipo. Sarà necessario ovviamente avere un'iscrizione attiva al Game Pass, ma questo è solo l'ennesimo gigantesco passo verso un'idea di gaming che prescinde completamente dall'hardware su cui si avviano i giochi. E mentre aspettiamo la sparizione definitiva delle console dedicate al gaming, vi ricordo che questa domenica ci sarà lo showcase di Xbox e Bethesda. Gli occhi sono tutti puntati su Phil Spencer e soci, soprattutto dopo il rinvio di Starfield. L'appuntamento è il 12 giugno alle 19, ma noi inizieremo a seguire la conferenza alle 18:30, ovviamente sul sito Viola. Mi raccomando, non mancate. Va bene, passiamo alle notizie del giorno, perché nelle ultime 48 ore è successo un casino per quanto riguarda il Nintendo Direct. Tra leak e smentite per ora non c'è stata nessuna conferma ufficiale dell'evento, ma tutto questo ha messo in luce un fattore importantissimo. Tutta questa impazienza denota un hype incredibile intorno a una conferenza che potrebbe dare tantissimo all'utenza. Ma siamo sicuri che si farà? Questa volta sono felice di essere arrivato in ritardo sulla copertura di questa notizia, perché mercoledì mi sarei ritrovata a dare per certa una news che poi sarebbe stata prontamente smentita ieri. Il fattaccio è accaduto su Reddit, dove un content creator ha fatto sapere in modo molto goffo e poco furbo di aver ricevuto un'email da un publisher dove gli veniva chiesto se fosse interessato a provare la loro ultima produzione, dove però veniva aggiunto che un'eventuale recensione sarebbe stata sotto embargo fino al 15 e che avrebbe potuto effettuare delle live stream del titolo solo a partire dal giorno dopo. Ho detto che lo ha fatto sapere in modo molto goffo perché, nonostante chiaramente si trattasse di informazioni da non divulgare assolutamente, l'autore ha comunque deciso di condividere queste mail oscurando solo parzialmente il titolo del gioco. È bastato pochissimo agli utenti per risalire alla versione originale e scoprire che si trattava di Neon White, titolo atteso anche per Switch.
Quindi tutti hanno iniziato a unire i puntini. Poco prima anche la data di Shredder's Revenge era stata leakata dal database PlayStation e anche questa veniva indicata il 16 giugno. Inoltre l'autore del post confermava che quello di Neon White non era l'unico studio ad avergli fatto firmare degli accordi di non divulgazione coincidenti con le stesse tempistiche. Quindi anche se non veniva citato direttamente, per tutti era palese che le tempistiche coincidessero con l'arrivo di un Nintendo Direct il 15, in cui sarebbero stati mostrati sia Neon White sia il gioco delle Tartarughe Ninja, per poi essere pubblicati immediatamente al termine della presentazione. Gli orari coincidevano, era tutto perfetto, cosa poteva andare storto? Beh, che entrambi i titoli sono stati annunciati ieri sera durante la Summer Game Fest, annullando così il valore di tutti gli indizi raccolti fino ad ora su un possibile Direct del 15. Quindi, per il momento, non abbiamo nessuna prova concreta che l'evento si terrà la prossima settimana, o quella dopo ancora, o magari, che ne so, direttamente a luglio. Nintendo in questo è molto imprevedibile, e con l'assenza di un contenitore come quello delle E3, che obbligava tutti i publisher ad ammassare i propri eventi in un periodo preciso, stavolta l'azienda di Kyoto non deve rispettare le tempistiche di nessuno. Per me comunque sì, ci sarà il Direct e magari chissà anche la prossima settimana. Sono state molto attenti a filtrare tutte le notizie che arrivano da insider e presunti leak. Anche quando tutti gli indizi sembrano combaciare, nulla è certo finché non viene comunicato ufficialmente. Va bene, passiamo un po' al riassuntone della cerimonia di apertura della Summer Game Fest e anche a qualche considerazione su questo evento. Prima di tutto mi rivolgo a quelli che erano in live con me sul sito Viola per seguire in diretta l'evento. Grazie di cuore. Sono state oltre 3 ore di live per un evento decisamente non entusiasmante, ma mi ha fatto veramente piacere vedere che eravamo così tanti e devo dire che alla fine la presentazione è volata. Anche perché dai, non è stato uno show brutto in assoluto, però è mancato qualcosa. Partiamo dalle cose positive. Rispetto ai soliti spettacoli di Jeff Keighley, ormai le tempistiche vengono gestite decisamente meglio. Si è dato spazio soprattutto ai trailer e ai giochi e sono stati veramente pochi i segmenti allungati oltre il tollerabile, così come gli inserti pubblicitari. Qualcuno un giorno mi spiegherà il senso del siparietto con The Rock in palestra, ma vabbè, un complimento a Jeff che questa volta si è messo delle scarpe quasi decenti. I problemi principali per me sono stati 3. Il primo è una ridondanza stilistica tra i vari titoli presentati. Siamo chiaramente nell'epoca del revival dell'horror alla Dead Space, ma veramente arrivata a metà presentazione facevo fatica a distinguere un titolo dall'altro, tanto erano simili tra di loro setting e ambientazioni delle varie produzioni. Il secondo punto è, purtroppo, un difetto che Keighley si porta appresso in ogni show. Secondo me sbagliano proprio il ritmo delle presentazioni. Partono sempre a bomba sparandosi nei primi 10 minuti alcune delle migliori cartucce e poi è difficile mantenere alta l'attenzione per un'ora e mezza dopo un avvio così esplosivo. Insomma, posizionando meglio i vari reveal si potrebbe ottenere una serata molto più scorrevole ed omogenea ed evitare così il tedio che, vuoi o non vuoi, dopo l'ennesimo trailer in CGI arriva per forza. E poi infine c'è stato un problema di aspettative. Da una parte Keighley ha fatto bene a tenere basso il livello dell'hype prima della conferenza, però purtroppo se parti già con una cerimonia che esplicitamente non conterrà nulla di epico, è un problema se due tra gli eventi più importanti vengono spoilerati poco prima dell'inizio della conferenza. Quindi per quanto faccia piacere vedere Guile su Street Fighter 6, conosciamo il roster intero dalla settimana scorsa, era impossibile rimanere sorpresi, idem per il reveal di The Last of Us Parte 1. Dopo un anno di rumor e il leak avvenuto a ridosso della conferenza, sembrava che allo stesso Druckmann e a Keighley gli fosse passato l'entusiasmo di presentare una bomba del genere. Però appunto partiamo proprio da The Last of Us. Rimane valida sempre la domanda che ci siamo fatti nei mesi scorsi. Se ne sente veramente il bisogno di un'operazione del genere? Si tratta della seconda versione disponibile su PS5 del gioco e della terza generazione consecutiva in cui il titolo viene riproposto nativamente su una piattaforma Sony. Sarà bello rivedere il primo The Last of Us rifatto con tutti gli asset sia grafici che di gameplay del secondo, ma continuo a chiedermi se tutto questo impiego di risorse si sarebbe potuto dirottare su qualcos'altro piuttosto che su un progetto pensato esclusivamente per rilanciare la serie televisiva di prossima uscita. Poi, oh, 80 euro per un remake? Quando le fa Nintendo ste cose tutti urlano allo scandalo e anche giustamente. Ma ora? Come la mettiamo che la limited da 100 euro è andata sold out in poche ore? In ogni caso si tratta di uno di quei titoli epocali che venderanno sempre e comunque non biasimo Sony e Naughty Dog per spingere su una produzione del genere.
però rimango più curioso di scoprire qual è il progetto segreto a cui sta lavorando Neil Druckmann. Ora passiamo brevemente in rassegna le cose più importanti della serata. Ok, abbiamo scoperto la data di uscita di Neon White Shredder's Revenge. Il primo è super interessante, ma il secondo per me potrebbe diventare una delle hit di questo 2022. La Collectors, tra l'altro, fa impressione per quanto è bella, ma come diceva il saggio, so soldi. Ma tanti, Callisto Protocol mi piace sempre di più, anche se non penso di essere psicologicamente preparato per un horror del genere. Però la Gravity Gun mi ha ricordato un po' Control e, se vogliamo, anche una chicca del passato che ricorderanno in pochissimi. Second Sight, spettacolare. Non mi dilungo sull'infinità di titoli dal mood praticamente identico a Callisto Protocol e Dead Space, però vorrei dire una cosa su Aliens Dark Descent, titolo che più di tutti ha messo in luce l'inutilità dei trailer in CGI. Una cinematica totalmente fuorviante su quello che sarà il gameplay del titolo, che si intravede solo per qualche frazione di secondo, ma che restituisce un quadro radicalmente opposto a quanto fatto pensare con il filmato. Veramente una scelta infelice. Un grandissimo rip gigantesco a tutti quelli che si aspettavano Overdose di Kojima, che tanto sicuro al 100% lo presentano domenica, e anche a quelli che speravano che il progetto di Bloober Team fosse Silent Hill. Vedere quel Layers of Fear mi sa che ha spezzato il cuore a molti, di sicuro lo ha fatto col mio. Mi dispiace poi essermi allontanato completamente dal mondo di Call of Duty, ma trovo fantastico il fatto che ormai, anche se è stato dichiarato più volte che Modern Warfare 2 sarà un nuovo gioco, gli FPS della serie si assomigliano tutti così tanto che è praticamente impossibile scrollarsi la sensazione di dosso che si tratti di un remake di qualche sorta. Staremo a vedere se nei prossimi anni la serie tornerà a brillare con delle uscite cadenzate con più respiro. Poi, anche se del gameplay di Midnight Sun sappiamo ancora pochissimo, se non altro ora abbiamo la triste notizia che la versione Switch non arriverà in contemporanea con le altre, uno scenario ormai sempre più comune. Provate assolutamente la demo di Midnight Fight Express su Steam, un Sifu low budget che mi sono sparato immediatamente su Steam Deck appena finita la presentazione. Veramente tanta roba. E il combattimento ricorda anche un po' il free flow degli Arkham, niente male davvero. E anche Metal Hellsinger sembra proprio una bomba, il sogno bagnato di ogni metallaro cresciuto negli anni 90 e oltre. Sempre più promettente il DLC di Cuphead, però, come mi avete fatto notare in chat, hanno sprecato l'occasione per annunciare la versione fisica del titolo in edizione definitiva, comprendente anche Delicious Last Course, il collezionista che in me un pochino piange. Flashback 2 invece è uno di quei progetti che la nostalgia mi dovrebbe far adorare a prescindere, però quel poco che si è visto del gameplay mi ha lasciato tutt'altro che sensazioni positive, e invece, non so bene perché, continuo a riporre estrema fiducia nel JRPG di One Piece. Odyssey per me ha tutto il potenziale per diventare la miglior trasposizione videoludica dell'opera di Oda. Poi a dirla tutta ci vuole poco, basta non fare un altro Musu. Ma per carità, ci sono stati tanti indie potenzialmente interessanti e titoli che magari non giocherei mai, ma che di sicuro hanno il loro pubblico di riferimento. È stata una brutta serata? No, decisamente no, solo che dall'evento che ha preso il posto dell'E3 mi aspetto tutto un altro piglio. Voglio la gente che salta in piedi sulle sedie dopo l'annuncio di Final Fantasy VII e Shenmue 3, non un evento che si chiude con il rilancio della Gamescom, di TGA e di tutti gli altri 100.000 eventi capitanati da sto brutto geffo. E voi poracci, che idea vi siete fatti di questo Summer Game Fest? E questo era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto, poracci, qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì, mi raccomando passate un buon weekend portando avanti i 3 precetti dell'armata poraccia. Riposatevi, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Summer, Michele Fest, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Ma va, 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 va.